Ciao a tutti, questa è la settima puntata del Laboratorio di Teatro Movimento Creativo. Io sono sempre Maria Vittoria, dell'associazione Incontroposti in collaborazione con l'associazione Il Faro di Savignano sul Panaro. Anche oggi avremo l'accompagnamento musicale di Massimiliano Caravita e niente, essendo che è l'ultima puntata, l'ultimo incontro, faremo un po' un ripasso e un ampliamento dell'utilizzo, per esempio, in questo caso con la danza, e alla fine ci lasceremo con una piccola storia, fatta di movimento. Passiamo al riscaldamento. Partiamo con i nostri respiri. L'attenzione va ai piedi, alle dita dei piedi e alla pianta dei piedi. Dalle caviglie il movimento arriva alle ginocchia. Le ginocchia, le caviglie e i piedi. Ok, adesso facciamo la scala dimensionale, che è quella che include le quattro qualità del metodo di analisi del movimento di Laban, che sono il flusso di tensione dei muscoli, il peso, l'attenzione e il tempo. Il flusso di tensione dei muscoli c'è sempre.
Per questo la scala dimensionale in realtà evidenzia tre coppie di qualità, perché il flusso di tensione dei muscoli c'è sempre in tutte. Cercherò di nominarli. Mettiamo la musica. Leggerezza. Mi accorcio con forza e il flusso di tensione è trattenuto. Mi apro con attenzione multifocale. Attenzione diretta e il flusso di tensione trattenuta. Indietreggio con tempo improvviso e il flusso di tensione trattenuto e avanzo con tempo prolungato e il flusso di tensione è libero. Ora proviamo ad aumentare i movimenti. Uscendo un po' da questo schema, cioè approfondendo per ogni pezzettino dei movimenti diversi. Provate a iniziare dalla leggerezza usando i movimenti che volete, ma sentendo la leggerezza. Poi passiamo alla forza e usiamo dei movimenti con il peso forte e il flusso di tensione è trattenuto. E adesso aggiungiamo l'attenzione multifocale. Flusso di tensione è prolungato. Adesso il tempo improvviso. Il flusso di tensione è trattenuto. E adesso il tempo prolungato. E il flusso di tensione è libero. Modo possiamo applicare alla danza varie qualità del metodo Laban. Come avete visto, le qualità del metodo di analisi del movimento possono essere utilizzate per danzare in modo più consapevole, anche per dare il carattere, un carattere più definito ad un personaggio. Abbiamo parlato di Cappuccetto che cammina leggera nel bosco, del lupo che cammina forte e deciso nel bosco,
E io non lo so se voi nel frattempo avete pensato a dei personaggi o vi siete immaginati delle situazioni, delle sensazioni, delle emozioni. Io mi auguro che questi video che rimarranno ancora sia sul sito del faro che se non sul sito, scusate, sulla pagina del faro che sulla mia. Spero che vi siano serviti per prendere un pochino più di consapevolezza del vostro corpo, del vostro movimento e perché no anche delle vostre emozioni. Come ultima volta io vorrei salutarvi con una storia che avevo inventato molto semplice tanto tempo fa utilizzando la scala dimensionale con le qualità del movimento. Si chiama Il gigante e la farfalla. C'era una volta un gigante, 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 forte, che camminava forte per il bosco. Era forte, ma aveva solo un punto debole. Era terrorizzato dagli insetti. Un giorno, mentre camminava per il bosco, tranquillo, forte e sicuro di sé, vede tra gli alberi una farfalla che volava, spensierata, da un fiore all'altro. In mezzo alle foglie, in alto, in alto, in alto, in alto. E lui la guardava volare là e volare là e volare là e volare là. La farfalla si accorse dello sguardo del gigante e si fermò su una foglia vicino a lui a guardarlo. Il gigante, impaurito da questa presenza, indietreggiò. E la farfalla gli disse: "Ma tu sei un gigante. Come potrei mai io, così piccola, farti del male?" Il gigante, addolcito da questa voce, allungò la mano verso la farfalla. La farfalla si posò sulla sua mano e quando lui ebbe il coraggio di portarla vicino, vide tutti i colori delle sue ali e gli si illuminarono gli occhi. E allora lei gli disse: con dolcezza, gigante, io sono solo una farfalla. La mia vita è troppo breve per sprecarla facendo del male a qualcuno. E così il gigante e la farfalla continuarono a stare insieme fino a quando fu possibile. Fino a sempre nel ricordo l'uno dell'altra. Io vi saluto, vi ringrazio ancora della pazienza e speriamo di avere altre occasioni, magari per vederci dal vivo. Grazie a tutti, un bacio, alla prossima.